Ida Balzano, dirigente scolastico di una delle sedi dove si è svolto il concorso STEM, matematica questa mattina, informatica nel pomeriggio. Come sono andate le prove? Allora, i candidati hanno riferito che i quesiti erano abbastanza difficili, infatti insomma la percentuale dei candidati che non hanno superato la prova purtroppo è stata abbastanza alta. Abbiamo avuto un 30% di candidati questa mattina che ha superato la prova e un 33% oggi pomeriggio. E molti assenti, ci sono stati molti assenti. Si aspettava così tanti assenti? In realtà no, non me lo aspettavo. Però, secondo lei qual è stato il motivo di un assenteismo così alto? Naturalmente non ho una risposta, però molti candidati hanno detto che probabilmente è stato dovuto al poco preavviso che hanno avuto per la prova e quindi magari molti candidati non avevano lasciato un po' da parte la preparazione per il concorso e magari si sono presentati solo quelli più motivati che erano riusciti a portare avanti la preparazione. Ora ci saranno gli orali? Sì, dovrebbero esserci gli orali e ovviamente un in bocca al lupo a tutti quelli che hanno già superato questa prova. L'assenteismo si registra un po' in tutte le parti d'Italia, ma c'è stato problema anche nella comunicazione troppo a ridosso del concorso, secondo lei? Di questo, ripeto, non glielo so dire, alcuni candidati tutto sommato si aspettavano, no? Si parlava di questo importante concorso, quindi magari hanno seguito più da vicino. Come sempre, i più motivati sono quelli che non hanno perso le informazioni e che comunque sicuramente stavano già studiando indipendentemente dalla data. Allora facciamo un in bocca al lupo per gli orali a tutti coloro che hanno passato lo scritto. Assolutamente sì, un in bocca al lupo a tutti quelli che hanno passato la prova scritta, ma un in bocca al lupo anche a quelli che questa volta non ce l'hanno fatta, con l'augurio insomma che riescano nelle prossime procedure concorsuali. Grazie.